Salve a tutti, bentornati su Polvere Fumetti e bentornati alla vostra forse rubrica preferita. È davvero la vostra rubrica preferita? Ditemi un po', fatemi un po' sapere questa cosa. Dove vi mostro come divento ogni settimana più povero della precedente. Sono in preparazione per partire per Como. Quando voi vedrete questo video sarò bello che tornato. E sicuramente nel corso dei prossimi giorni vi racconterò un po' anche che tipo di esperienza è stata per me questa fiera molto molto interessante. Devo dire che l'anno, anzi 3 anni fa quando sono stato, sono andato a casa veramente con un sorriso a 64.000 denti e mi auguro proprio che anche quest'anno si sia ripetuta questo genere di esperienza. Ma parliamo un po' dei fumetti che sono usciti, di quelli che ho comprato nel corso di questa settimana che si è appena conclusa. Come sempre, se vi andasse di recuperarli su Amazon tramite il mio refer, vi lascerò qua sotto come sempre i link, mi farebbe piacere. E oppure se passate per Pavia e siete di queste parti, insomma, li trovate belli belli freschi freschi ad aspettarvi presso la nerderia di Pavia. Anche qua indirizzi, contatti sono tutti quanti qua sotto in descrizione, quindi mi raccomando, se vi andaste fatelo tramite appunto questi link. Cominciamo con il manga di Demon Slayer pubblicato da Star Comics, numero 19, Kyoaru Gotouge, 4,50€, questa nuova hit parade del fumetto giapponese che ha raccolto tanto successo, diversi successi soprattutto in Giappone ma anche ovviamente in Italia. Devo dire che, come ben sapete, sto un po' cercando anche di riavvicinarmi al fumetto giapponese, anche un po' allo shonen in modo particolare, e tutto sommato questo Demon Slayer tra alti e bassi è riuscito a fare il suo lavoro, a intrattenermi abbastanza benino, devo dire la verità, senza mai farmi gridare al miracolo. Però tutto sommato il suo, ripeto, il lavoro lo ha fatto abbastanza bene. Vedremo, perché mancano veramente pochissimi numeri alla conclusione di questa serie. Dovrebbe chiudersi col numero 23, se non mi sbaglio. Vedremo un po' come si chiuderà questa nuova serie. Poi è uscito invece per Planet Manga uno spin-off di un fumetto che a me tutto sommato non era dispiaciuto neanche tanto, devo dire. E parlo di Gantz, che torna con questo spin-off Gantz E, di storia di Roy Ohku, il creatore di ovviamente della serie originale di Gantz, con i disegni di Jin Kagetsu, non so come si pronunci, pubblicato sempre da Planet, sempre nello stesso formato in cui è uscito anche Gantz. Anzi, non è vero, Gantz era uscito in formato brossurato senza la sovracoperta, mentre invece questo esce appunto con una sovracopertina al prezzo di 7€. Non so se ci siano delle pagine a colori, non credo proprio, sfogliandolo così velocemente non mi sembra di averlo notato. È uno spin-off che riprende un po' quello che è l'incipit, quella che è il fil rouge della storia di Gantz, ovvero questa misteriosa sfera che raccoglie queste persone al momento della loro morte, le riunisce per farle partecipare a questo sadico gioco per sconfiggere, per cacciare e uccidere queste razze aliene che si mescolano fra di noi. Se prima l'avevamo ambientato nel Giappone praticamente contemporaneo, ecco adesso è ambientato invece nel Giappone feudale. È una cosa che mi ha intrigato veramente veramente molto, volevo vedere un po' come questi mostri si sarebbero confrontati con i giapponesi dell'epoca, con samurai, ninja, contadini e compagnia bella, e devo dire che sembra abbastanza interessante. Gantz, diciamo che a me ha regalato diversi momenti, soprattutto di grande no sense, anche un po' di hilarità, però allo stesso tempo anche un po' di grottesco, un certo tipo anche di, se vogliamo, gioco un po' anche su una critica sulla società giapponese, sulla natura stessa dell'essere umano. Dal punto di vista grafico, questo Jin Kagetsu ha uno stile tutto sommato abbastanza simile a quello di Roy Ohku. Praticamente lavorano anche nello stesso modo quando si tratta, per esempio, di realizzare i paesaggi, quindi quasi con uno stile da fotorealismo. Non so se si tratti di un ricalco appunto di fotografie o se siano proprio appunto dei veri e propri fotomontaggi, insomma. Ripeto, anche lo stile di disegno è abbastanza simile, noto solamente che alcune linee, soprattutto quelle dei dettagli del viso e dei contorni, in particolare dei personaggi, sono molto più nette rispetto a quelle di Roy Ohku, però c'è un'evidente somiglianza, direi. Non mi aspetto chissà cosa, mi aspetto di leggermi
qualcosa di abbastanza divertente, abbastanza truculento, perché anche questa è una caratteristica abbastanza preponderante nel manga di Yoroi Oku. Vediamo un po' come sarà. Sempre parlando di manga, ma parlando invece di Bao, è uscito il numero 5 della Taverna di Mezzanotte di Yaroaso. Di Yaroaso, giusto? Yaroabe, Yaroabe. Yaroaso è l'autore di qualcos'altro che non mi ricordo. Ripeto, Bao Publishing per la collana Bao, se non mi ricordo male. Oddio. Aiken. Bao è quella dei fumetti cinesi. Al prezzo di 17 euro, come sempre questa raccolta di storie tutte quante ambientate nella stessa taverna che apre durante ovviamente la notte e raccoglie tutta una serie di avventori tra i più disparati, da yakuza, gangster, impiegati, pornoattrici, spogliarelliste, insomma veramente ce n'è di ogni tipo di genere umano si ritrova appunto a mangiare in questa taverna di questo misterioso anche sotto un certo punto di vista, appunto, taverniere, un ex yakuza che si presta a cucinare qualsiasi piatto gli venga richiesto, a patto che ovviamente ne abbia in casa gli ingredienti. E proprio il cibo è quello che muove tutta quanta la vicenda, il cibo che riesce a riavvicinare le persone, riesce ad avvicinarle, a rompere barriere classiste, barriere linguistiche, barriere di età, di religione, di sesso, ed è veramente bello. A me piace tanto anche per questo motivo vedere appunto come vengono cucinati i vari piatti, come questi riescano, ripeto, proprio a battere le differenze che ci sono fra un avventore e l'altro. Poi sono tutta una serie di racconti abbastanza autoconclusivi, alcuni personaggi sono ricorrenti, le loro storie alle volte si ripetono, alle volte si sviluppano ulteriormente, quindi è anche una, diciamo, c'è anche una piccolissima storia, diciamo, orizzontale, oltre che queste brevi storie invece verticali. Bello, 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 a me piace molto, me lo leggo per rilassarmi, per divertirmi, perché è anche molto molto divertente da seguire. Da questa tratta anche una serie televisiva disponibile su Netflix che prima o poi dovrei anche cominciare a guardare perché degli amici mi hanno detto che ne vale abbastanza la pena. Comunque, è uscito il quinto volume e anche questo non vedo l'ora di leggerlo. Passando invece al lato americano, passando invece a Marvel. È uscito il primo numero di un nuovo evento di casa Marvel, che ovviamente aspetterò che esca incartonato per poterlo leggere tutto insieme, però sono uscite due edizioni variant, appunto, di questo primo numero che mi piacevano veramente, veramente molto. Sto parlando ovviamente di Devil's Reign, che è questo culmine della vicenda raccontata su Daredevil da Chip Zdarsky e Marco Checchetto, che qua appunto dirigono anche questo nuovo evento Marvel, che è disponibile in due cover variant, oltre che ovviamente nella copertina regular. La prima è una variant in PVC al prezzo di 8 euro. Devo dire che i prezzi sono un pochino altini, ma mi piacevano molto queste due edizioni pubblicate. Questa è quella in PVC, che ovviamente ha questa copertina, anzi hanno due copertine, la prima che si sposta e appunto leva questa cornice che dà il titolo all'evento. Ci sono tutta una serie di personaggi che si frapporranno contro Kingpin, che è il villain di questa serie. E poi, togliendo anche l'altra copertina in PVC, eccola qua, c'è la copertina in bianco e nero per poter ammirare al meglio le matite del nostro Marco Checchetto. E anche sul retro si ripete lo stesso giochino, perché abbiamo Daredevil, ovviamente uno dei protagonisti principali appunto di questa vicenda, di questo crossover. Si leva la prima e semplicemente vengono via soltanto questi dettagli, queste diciture Marvel e Panini, e togliendo anche la seconda, di nuovo le matite di Marco Checchetto. Molto molto bella, mi piace, di solito visto che non compro mai spillati, non seguo mai nemmeno gli eventi in spillato, ho detto boh, almeno questa variant e quella che vi farò vedere dopo me le voglio prendere perché sembrano veramente molto molto belle. Come sempre, lavoro eccelso da parte appunto di Marco Checchetto. Anche questo aspetterò ovviamente che esca incartonato per poterlo leggere tutto d'un fiato, però ne ho sentito parlare veramente molto molto bene. E poi questo invece che mi piaceva molto di più, che costa invece 7 euro, è semplicemente una variant cover red da potersi far sketchare. Mi piaceva molto il fatto che fosse rossa, appunto presa per chissà, magari un domani potermi far fare un disegnino sopra dal buon Checchetto. Quando riesco approfitto sempre anche di questo genere di proposte da parte appunto degli editori Marvel, Panini in particolare,
per chissà mai potermi portare a casa anche un piccolo disegnino da parte degli autori appunto delle serie che godono di queste edizioni. Sempre rimanendo in tema Marvel, ma parlando di volumi cartonati, è finalmente uscito anche in Italia in edizione appunto raccolta la Marvel Collection, che raccoglie i primi 5-6 numeri, 6 numeri della nuova serie di Moon Knight, scritta da Jed McKay, disegnata dal nostro Alessandro Cappuccio, mi sta venendo in mente il nome, con le copertine di Steve McNiven, madonna che belle, che ci riporta appunto a scoprire le avventure del Cavaliere Lunare, del Avatar di Khonshu, che adesso sembra aver aperto una vera e propria agenzia di investigazione che se la dovrà vedere con un vero e proprio esercito di vampiri. Questa cosa mi piace, anche il fatto che si riporti questi personaggi e le loro ambientazioni così urbane alla Marvel Knights, alla Figli della Mezzanotte, mi piace tanto, sono suggestioni urbane che a me piacciono veramente veramente molto, e anche Alessandro Cappuccio, bravo, proprio bravo, 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 mi verrebbe da dirla alla romana, me coglioni, ma è veramente molto molto bravo, lo vedo molto nella stessa scuola di Simone Di Meo, di Matteo Scalera, mi piace veramente tanto. Questa serie, tra l'altro, i primi numeri li ho letti anche in americano, dovrei sbrigarmi a recuperare anche quelli successivi, però adesso me la rileggerò in italiano. Tra l'altro viene introdotto anche un nuovo personaggio definitivo per... Guardate che roba. Bravo, 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 proprio Cappuccio mi piace questo stile, che si giochi anche un po' con queste cose lisergiche, queste visioni, madonna santa, di Moon Knight. Tra l'altro mi piacerebbe provare a contattarlo e chiedergli se fosse interessato a un'intervista, magari si potrebbe provare a organizzare. Dicevo, viene introdotto questo nuovo personaggio, anche lui legato a Khonshu, chiamato il Hunter's Moon, il cacciatore della luna, se non mi ricordo male, che è come se fosse un fratellastro, diciamo pure così, di Moon Knight, venuto a riportare Mark Spector e le sue varie alternative personalità sulla retta via, pensando che appunto Moon Knight si sia un po' discostato da quella che era la sua missione originaria, da quello che è stato appunto il compito a lui affidato da Khonshu. Prezzo di 17 euro per questo volume, mi sento già di dirvi di recuperarla perché sembra abbastanza interessante. Jed McKay, tra l'altro, è anche lo stesso scrittore della morte di Doctor Strange, che a me non è piaciuto per niente, l'ho trovata veramente una supercazzola quasi un po' inutile, devo dire la verità, e anche della nuova serie Doctor Strange con quello che è il successore del buon Stephen Strange. Rimanendo sempre in campo Panini, ma parlando di DC Black Label, è uscito questo titolo che mi interessa veramente veramente molto, che è The Nice House on the Lake di James Tynion IV, che scrittore che nell'horror sembra aver trovato proprio la sua dimensione horror thriller, insomma sembra trovarsi veramente molto molto bene con questo genere di storie, disegnato da Alvaro Martinez Bueno con i colori di Jordi Belair, qua mi capizza e fichi, una storia che già dalla sua trama mi ha intrigato tantissimo, ovvero abbiamo questa serie di personaggi, questa serie di persone che fra di loro hanno praticamente niente in comune, se non il fatto di aver conosciuto nell'arco della loro vita questo amico comune che li invita tutti quanti in questa sua casetta sul lago, e sembra proprio che da qua ne usciranno veramente insomma delle situazioni piuttosto anomale, piuttosto inquietanti, e a me questo genere di cose piace veramente veramente molto, visto che, ripeto, Tynion sta già lavorando molto bene appunto sull'horror, per esempio Something is Killing the Children. L'altro giorno in live avevo citato qualche altro titolo, ma non mi viene in mente sul momento quali siano gli altri. The Department of Truth, che lì non è propriamente horror, ma è appunto questo horror thriller. Insomma, mi intriga tanto, e anche come disegna Martinez Bueno mi piace molto questo stile a metà fra il pastelloso di David Aja e compagnia bella, e questo stile è molto anche qua tendente quasi al realismo, soprattutto nella rappresentazione dei volti
di Sean Brubaker, di Sean Phillips, l'autore che insieme a Ed Brubaker ha lavorato molto su Criminal, su storie che appunto puntavano tanto su questo genere di realismo. Insomma, mi intriga veramente tanto, non vedo l'ora di leggerlo. Tra l'altro Martinez Bueno è stato anche ospite a Como, chissà mai che questo momento di capsula nel tempo magari riesca anche a farmi firmare, a farmi fare un disegnino appunto dall'autore. Prezzo di 23 euro e contiene appunto i primi 6 numeri di questa serie per l'etichetta della Black Label di DC. Poi, passando a Bao, è finalmente uscito anche questa raccolta di storie ambientate nel mondo di Umbrella Academy. Devo dire che tra l'altro so che adesso deve uscire la terza stagione della serie. Non mi ricordo minimamente niente della prima e non credo nemmeno di aver visto la seconda. Insomma, non avevo proprio dei bellissimi ricordi di questa serie, però il fumetto è molto molto bello. Scritto come sempre da Gerard Way, dei My Chemical Romance. Non c'è più Gabriel Ba, ma c'è Sean Simon e credo anche N.J. Coulbard. Adesso vi dico di chi si tratta. Storia e disegni anzi di Gerard Way e Sean Simon, quindi vengono coscritte da questi due autori, con i disegni di I.N.J. Coulbard, sinceramente. Copertina e interruzione di capitoli di Gabriel Ba, quindi Gabriel Ba in qualche modo il suo zampino lo ha messo. Sembrano storie che tra l'altro riguardano principalmente il personaggio di Klaus, uno dei personaggi forse anche più amati dalla serie televisiva, questo personaggio che vive proprio al limite fra droghe, alcolici e compagnia bella, ma anche essendo al limite fra il mondo dei vivi e il mondo dei morti. Insomma, devo dire che il fumetto di Umbrella Academy a me non era dispiaciuto per niente, anche l'ultimo Hotel Oblivion non mi era affatto dispiaciuto, per cui ho voluto anche recuperarmi questo piccolo arco narrativo dedicato, penso, a tutta una serie di storie brevi. Credo che sia comunque una storia che inizia e finisce qui. Ecco qua per esempio le copertine di Gabriel Ba, che fa tanto Mike Mignola in questa copertina, non solo per lo stile ma anche un po' per soggetti rappresentati. Insomma, è uscito, costa 20 euro, quindi se voleste approfondire ancora di più il mondo di Umbrella Academy sapete come farlo. Poi voglio ringraziare tanto 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 tantissimo Leviathan Labs e in particolare la persona di Mario per avermi gentilmente inviato due fumetti di cui assolutamente parleremo nel corso dei prossimi giorni, nel corso dei prossimi video. Sono due fumetti che, ripeto, il primo è il secondo numero di Locust di Massimo Rosi e Alex Nieto. Il primo numero mi è piaciuto tantissimo, questa apocalisse zombie, ma al posto degli zombie gli uomini si trasformano in locuste giganti. Mamma mia, bellissimo, mi era piaciuto veramente veramente tanto, con anche una bella critica alla religione, al dispotismo soprattutto della religione, al fanatismo della religione. Queste pagine bellissime disegnate da Alex Nieto, bello bello bello. Questo qua, anche di questo mi piacerebbe parlarvene il prima possibile. E poi i ragazzacci di Leviathan Labs, tra l'altro questo è disponibile al prezzo di 16 euro, e poi i ragazzacci di Leviathan Labs si sono aggiudicati un titolo che non è niente affatto male. Primo perché sembra una storia molto figa, molto molto interessante, secondo perché è già in lavorazione un film su questo fumetto. Parlo di Bitterroot, volume 1 Affari di Famiglia, scritto da Kev Walker, se non mi ricordo male. David F. Walker, disegnato da Chuck Brown e Sanford Green. Molto molto figo, questa famiglia di cacciatori di mostri, alle prese appunto ovviamente con tutta una serie di creature, di situazioni al limite, appunto ovviamente si parla di paranormale, qua in questo caso anche di segregazione razziale, di Ku Klux Klan. Mi piace un sacco, devo dire, anche questo genere di ambientazioni. Credo sia ambientato a New York, esatto, durante l'Harlem Renaissance. Quindi si parla anche, diciamo, di un certo, come dire, un certo perimetro socioculturale. Si parla ovviamente della minoranza etnica, della minoranza dei neri, fondamentalmente. Pensavo che fosse in realtà ambientato a New Orleans, devo dire la verità, visto che so esserci anche un po' di
questa magia voodoo, questa magia appunto legata fortemente a quella che è un po' il folklore, ripeto, che gira intorno alla città magica di New Orleans. E questo veramente volevo leggerlo perché mi intriga veramente veramente un sacco. E sono molto contento, in primis che ovviamente Leviathan Labs abbia pensato a me, abbia deciso appunto di omaggiarmi di questi fumetti, ma anche perché era veramente un fumetto che mi intrigava molto. Vedendolo, anche facendo gli ordini da Ho Visto Cose, spuntava sempre fuori. Ho detto, prima o poi questo me lo recupero perché sembra veramente molto molto interessante. Quindi bravi ragazzi di Leviathan, 17 euro anche questo Bitterroot, secondo me è già nelle premesse qualcosa che non dovreste proprio lasciarvi scappare. E concludiamo ciliegina sulla torta con il secondo numero di perdonatemi, Two Moons, Due Lune, come sempre John Arcudi e Valerio Giangiordano. Il titolo è La guerra degli spiriti, al prezzo credo sempre di 14,90€ esattamente. Torniamo dopo, mi pare, un po' di tempo, forse un paio d'anni dalla conclusione del volume precedente. Ritroviamo il nostro Due Lune, il nostro protagonista appunto del volume precedente. Ritroviamo anche la dottoressa Francis Shaw, sempre alle prese con questa guerra, questo conflitto fra esseri umani, spiriti, creature anche qua mostruose che si nutrono della rabbia, della guerra, dell'orrore, insomma, che nel mondo in particolare dell'America di quegli anni, ma insomma anche tristemente nel nostro mondo contemporaneo ancora oggi purtroppo serpeggiano nel nostro mondo, in particolare per colpa della razza umana. Quindi insomma, a me era piaciuto veramente veramente un sacco il primo numero, e adesso che è uscito il secondo, tra l'altro anche abbastanza a distanza ravvicinata con quello che appunto è stato il primo, veramente sono molto molto contento. Anche questo non vedo l'ora di leggerlo, perché mi è piaciuto veramente veramente tanto il primo arco narrativo, e non vedo l'ora di vedere anche qua come Arcudi e Giangiordano si siano sbizzarriti per anche questo secondo volume. Fatemi sapere come al solito voi cosa avete letto e comprato nel corso di questa settimana. I commenti come sempre sono qua sotto a vostra disposizione. Come sempre, se qualcuno di questi fumetti vi ha interessato e voleste recuperarlo su Amazon, ci sono i link qua sotto, mi ha dato qualcosa nell'occhio. Se vi facesse piacere recuperarli tramite i miei link, come sempre a me Amazon riconosce una piccolissima percentuale che però voi non aggiunge assolutamente nulla. Oppure, come sempre, ci sono anche gli indirizzi per la Nerderia di Pavia, se capitasse da queste parti e voleste appunto recuperare questi bei fumettoni. E sempre in descrizione ci sono altri fumetti che vi consiglio sempre di recuperare, e i link per i miei social, come sempre Instagram e Facebook sono quelli che cerco, ci provo, mi sforzo con tutto me stesso di usare un pochino più spesso. Io vi saluto, vi ringrazio, e noi ci vediamo sicuramente in un prossimo video. Ciao belli!